E bella a tutti voi ragazze e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, come potete vedere, dopo un bel po' di tempo, a parte l'ultimo video di pausa, che sono stato pochissimo bene, ho avuto febbre, ho fatto male alla caviglia, quindi un casino, siamo tornati su qui su Minecraft Stoneblock. Allora, è mancato per un bel diciamo, è passato un bel po' di tempo dall'ultimo video, perché appunto ho avuto problemi con questo modpack, in particolar modo la Justin Item, quindi questa mod che mi dà tutti gli item qui accanto, che mi dà tutte le ricette come farle. Diciamo che il mio problema principale è che non conosco le ricette, quindi se le conoscessi bene, diciamo, potrei tranquillamente toglierla. Però se infatti ultimamente non mi partiva in alcun modo il gioco, e diciamo, dopo vari tentativi sono riuscito ad alleggerire, a ottimizzare il PC per almeno per far partire, per vedere in che modo si riesco a fare qua, diciamo, a giocare. E quindi un po' parte, diciamo, parte qualche lag e varie cose, ci sono vari problemi. Intanto partiamo subito con un crafting infatti faccio vedere subito, ho difficoltà easy e le impostazioni, diciamo, ottimizzate, diciamo, al minimo per giocare. Quindi questo perché proprio per cercare di almeno di registrare il video, di non far andare troppo avanti passare troppo tempo prima di andare avanti. Poi se voi avete qualche idea / qualche consiglio per ottimizzare, per riuscire ad andare avanti, magari conoscere qualche altra mod continuare a giocare, diciamo, senza troppissimi problemi, me ne sarei grato, così almeno si riesce a in qualche modo a far portare qualche altro video del genere, cioè, diciamo, sul gioco. Se infatti, come potete vedere benissimo, si hanno, diciamo, spesso e volentieri il gioco risponde in questo momento in particolare. Eccolo, ce l'abbiamo fatto. Però, come dire, io ricette non ne conosco veramente veramente poche. Ah, ok, quindi semplicemente sostituire qui. Quindi diciamo che con questo video proviamo a fare qualcosa, diciamo, più che altro voglio puntare ad andare avanti un pochino con le missioni, più che altro. E può darsi che magari conoscete un modo per appunto per andare avanti, cioè, diciamo, per migliorare
la cosa. Allora, quindi penso a quella di diamante, a rigor di logica. Spero che di avere diamanti. Ma anche sembra che non vada chissà quanto. Allora, quindi sperando che si può fare, fatemi vedere l'ultima modifica qua alla carne, è di 26 settimane fa, quindi ok, diamanti ce li ho, quindi si vede che me li sono persi da qualche altra parte. Allora, vediamo se riesco a prendere l'ultima ricompensa. Ok. Diciamo questo qui ci fa inserire al suo interno 63 stack di oggetti, quindi diciamo che è abbastanza grande, diciamo, però con diciamo l'inventario così completo. Questo invece ci fa parecchio. Però l'obiettivo ora, ok, aprire loot chest, anche se, ok, danno poca roba, come vado, diciamo, giusto controllo che il nome degli, diciamo, cose un po' più semplici se posso craftare. Anche se comunque, ragazzi, si può in qualche modo disabilitare la gaia equilaterale, quindi semplicemente per diciamo in qualche modo cercare ri le ricette, comunque fatemelo sapere. Allora, Quantum Storage Unit, vediamo se posso. Quantum Quantum, cioè Quantum non Quantum, quindi speriamo se in qualche modo riesco effettivamente a fare qualcosa. Comunque ora, cioè, cercherò comunque di ripartire in modo abbastanza veloce con i video. Allora, comunque vi dicevo, questo si può con ossidiana, perfetto. Tu cosa sei? Paint mixer, anche se non è che al momento mi interessi più di tanto, però questo è utile più che altro per magari per alcuni tipi di oggetti che utilizzo, ad esempio producendo con, avendo la farm di cobblestone, quindi per che mi ottimizzo tutte le cose, è utile magari questa riempirla di cobblestone che utilizzerò per altre cose. Per esempio per produrre, diciamo, produrre lava, cioè per più oggetti, diciamo, per più cose, quindi che anche perché consuma parecchio, cioè può avere circa più di 2 miliardi di roba, cioè al suo interno. Allora, e quindi diciamo qui,
non l'ho fatto tutto, cioè, ho fatto solamente Crafting Grid e Disk Drive, cioè, quindi giusto le cose basilari perché la memoria comunque ce l'avevo, quindi diciamo sarebbe utile in qualche modo andare avanti pure con queste. Ma tanto il processore ce l'ho. Sempre se non decidi di non crashare Minecraft. Allora, tu cos'hai, Scriber? Ora vedo se posso farlo. Fluid display. Però, come dicevo, 8 fluid display. Allora, diciamo ora vado di là vicino alla mini farma di lava che ho, e per poter appunto per piazzare questo blocco prenderei cobblestone, anzi prima prendo cobblestone così già comincio a portarne un po'. Ok, anche se ok. Anzi, mi conviene quasi fare in questo modo. Ok, quindi ho praticamente quasi l'inventario pieno. Quindi metterei, piazzare tutto qui, mettere quanto un block qui nell'inventario rapido, così da poter tranquillamente piazzarlo subito. Anche se, come notate, è effettivamente un bel po' di problemi il. Anche se, comunque, come vedete, sto con parecchi stacchi di cobblestone. Allora, ok, riprende a non, cioè andare un po' così il game. Già un più che altro questo sarà, sì, lo ammetto, potrebbe essere un video molto molto noioso, quindi chiedo cortesemente di avere un pochino di pazienza, così più che altro lo faccio per mostrarvi effettivamente la problematica. Ok, quindi ho per ora 1800 blocchi, anche se volendo non so quanto inferium ho. Quindi volendo, se potrei provare a fare qualche, come posso dire, qualche missione della Mystic Agriculture, forse. Quindi, ok, tanto per il momento stiamo all'incirca un quarto di registrazione. Quindi diciamo un po' di missioni siamo riusciti a fare. Giusto 13 pezzi. Tu cosa sei? Dragonium infused obsidian 24.
anche se devo ammettere che diciamo, vediamo fino a se riesco a farne uno del terzo tipo. Quindi, ok, giusto 3. Cosa? Ok, a te riposo. Appunto, ripeto, diciamo ne dovrò fare parecchi, così posso fare vari semini per poterle avere. Infatti, mi sa che nel prossimo video, se riuscirò, perché come vedete è molto molto complicato. Ok, te li chiudo. Ok, perfetto. Missione completata. Che poi ci saranno tutti i lingotti da fare e le fornaci soprattutto, che voglio arrivare alla Ultimate Furnace, che da quanto so è vera, cioè, quanto ho visto nei vari video è veramente OP come fornace, quindi ok, apriamo giusto se riesco la loot bag, che poi prossimamente appunto mi preparerò diciamo già le cose pronte da fare, così almeno per il prossimo video. Ok, cose che non servono, a te ti poso. Allora ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi possa essere piaciuto, lo so sono multicolore, e se è così mi raccomando di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.